Let's play. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami di Dita l'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo secondo episodio di questo gioco meraviglioso per Android. Si chiama The Pokéland Legends. Io sto giocando con l'applicazione Epic Pets perché questi qua probabilmente hanno qualche problemino, insomma, di copyright, e quindi cambiano continuamente l'applicazione ufficiale sull'Android Store. Però se li cercate su Facebook e andate sulla loro pagina ufficiale, vi danno sempre il link per scaricare l'applicazione aggiornata. Quindi io vi consiglio di andare sull'Android Store e scaricare Epic Pets. Inoltre vi dico, se volete giocare con me, cercatemi, scaricatevi l'applicazione e cercatevi, andate qui tra Friend, vedete quanti amici, oh quanti amici cari, porca miseria quanta cazzo di power c'avete voi, che cavolo, andate su search e scrivete Mami DD e mi trovate, ok? Io accetto amici perché fino a 50 mi conviene averli perché mi danno il VIP gratis. Ragazzi, io ho intenzione ogni 15 giorni di farvi vedere un po' dei miei progressi. Di farvi vedere un po' dei miei progressi. E ho scoperto un'altra cosa. Allora, il server non ha fuso orario in base a dove state, quindi questa è una gran rottura di bolle. Per cui alcune cose che si possono fare solo, che ne so, alle 21, alle 20 del loro fuso orario, cioè tipo tra 2 ore, 3 ore, a me sono le 11 e un quarto, quindi tra 2 ore parliamo delle 13 e un quarto, le 14 e un quarto, col cazzo io sto a mangiare perché oggi è domenica oppure sto a lavorare, quindi non potrò mai fare determinate cose, tipo i world boss, tipo sta roba qui, tipo le auction che funzionano solo a quegli orari lì, vedete, alle 12, alle 12, ah ecco, alle loro 12, quindi sarebbero alle mie 7 di mattina, ragazzi, col cazzo che io gioco alle 7 di mattina. Quindi le auction io non potrò mai partecipare, questa è una gran rottura di balle, però faremo anche senza, voglio dire. In più, quindi ogni 15 giorni voglio dare un resoconto un attimo di come sta andando avanti il mio gioco, perché ogni giorno io cerco di giocarci un pochino, di portarlo avanti. E infatti, guardate, sono arrivato a livello 35 in 15 giorni e signore e signori, benvenuti, io ho trovato, cioè, o meglio, se avete l'assiduità di giocare per una settimana di fila, guardate un po', 3, 2, 1, signori, ta-da-da-da, Jomiu, 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 livello 21, 9 di friendship, di amicizia, gli ho dato un oggettino, quello che c'avevo, non l'ho potuto bondare, cioè collegare, fare l'amicizia con nessuno, e poi ragazzi, è un po' le ho allenato le skill, ce li ha a livello 21, è potentino, l'ho portato pure a 4 come allenamento, devo dire che è potentino come mostro, anche se ne ho di più potenti, vi faccio vedere la mia squadra ufficiale, psoioioi, 14.000 di power, poi c'ho Butterfly, 13.900 di power, e c'ho un Pikachu di 12.600 di power, quindi è tantino. E poi c'è Charmeleon, che un attimo lo sto abbandonando, ma solo per un motivo, ragazzi, perché le missioni che sto facendo ora c'erano tutti i mostri di tipo fuoco contro e me lo massacrano, quindi solitamente no, mostri tipo acqua, scusate. E infatti utilizzo questa squadra, si stanno allenando un po' di più, ma solo per quello, perché è altrettanto valido. Poi c'ho i Visaur, c'ho questa merda Azumarill, no, non è proprio una merda, però ragazzi, è un tank, è un mostro, è un boss, sì, vabbè, un boss. È un, sì, è super tank, solo quello. Questa è già la terza evoluzione, perché io l'ho catturato quando era un semplice cazzettino. Azumarill, no, che cos'era? Questo dovrebbe essere Azumarill. No, Super Meryl, non lo so, non me lo chiedete perché non lo so, va bene, non mi fate sentire una merda. Poi c'ho Wobbuffet, c'ho Trico, c'ho Geodude e Trevenant. Trevenant? Che cazzo? Non è Trevenant, questo è Voltorb. Perché me l'hai chiamato Trevenant? Non avete comprato i diritti, barboni. Poi c'è Mac. E poi c'è il piccolo Aaron. Ma ciao Aaron. Questo però non l'ho cagato proprio, l'ho lasciato a livello 0, a livello schifo, diciamo, sì. Minchia, però c'ha 4 evoluzioni, compresa una mega evoluzione.
Cosa? Si evolve a livello 32. Cosa? Cosa sento nelle mie orecchie? Io fino a che livello posso gestire i mostri? Vediamo un po'. Overview. Ah, fino a livello 35, quindi potrei potenziarlo a manetta e farlo evolvere. Buono. In più, ragazzi, se andate tra i vostri mostri, tutti i mostri che hanno livello 10 almeno di friendship, quindi in questo caso Psyduck, Butterfly, Pikachu, Charmeleon, Mew, Ivysaur, Azumarill pure, questa merda no, Trico no, questi tutti no, li potete tutti mettere che vi seguono. Tipo, io mi posso far seguire da un Mew selvatico, cioè che non è ehi, giovane, lo devi mettere? Perché? Perché non mi stai facendo seguire? Mew, comincia a seguirmi. Hit request friendship. Ah, ce l'ho a livello 9. E vabbè, facciamoli lamentare a livello 10. Non c'ho i cubi. Dannazione! Non posso farmi seguire da un Mew. In pratica, ecco, non me ne sono accorto. Ho livello 9 di friendship. Bisogna farlo arrivare a livello 10. Come si fa a aumentare a friendship? A questo punto ne parlo. Vedete, andate sul vostro mostriciattolo e sulla destra ci sono diversi tipi di oggetti che potete utilizzare per ogni vostro Pokémon. Vedete, cambiano. Guardate sulla destra. Ecco, questo Pikachu c'ha questi qua. C'ha la pietra tuono. Vabbè. Non è la pietra tuono, è uno spirito di elettro, vabbè. Comunque, ognuno di questi dà un certo quantitativo di cuori. Dovete arrivare, per esempio, per arrivare a livello 10 mi servono 70 cuori. Quindi, sommando, per esempio, prendendo dei Winnie the Pooh, di queste cose qua, me li dà. Dove li posso prendere? Se vado nelle avventure, in quelle normali di solito, ragazzi. Vediamo, cerchiamo qualcosa che sia compatibile con il mio Mew. Questo, per esempio. No, però andiamo su quelli più sicuri, perché quello di il, diciamo, il reward di destra è random, quindi non è detto che me lo dia. Non vorrei sprecare vit. I vit sono quelli che abbiamo in auto, ragazzi, cocktail, che ogni volta che andiamo qui a fare un'avventura normale o elite ne consumiamo. Però le avventure normali le possiamo fare quante volte vogliamo. Vedete, se vedete sopra all'elenco dei Pokémon, nella schermata centrale, ci sta il costo di vit e quante volte possiamo rifare un'avventura. E dopo che la fate la prima volta la potete raidare, cioè senza che entrate dentro, cliccate un pulsantino come farò ora e la raidiamo. Allora, scegliamo questa qui, vi faccio vedere. Allora, questa mi dovrebbe dare delle palle, mi servono per Pikachu, e dei cubi. Quindi se io clicco su ride, consumo i biglietti che stanno sulla sinistra e mi ha dato due cubi, due pietre foglia, minchia buono. Allora, queste qui, le avventure normali, le posso rifare quante volte voglio, mentre le avventure elite, che vado a fare subito perché mi serve un oggetto in particolare che sto farmando da un po', ovvero questi oggetti qua, lo vedete, è una specie di, come si chiama, è una teiera, le posso fare massimo 3 volte. Allora vi do un consiglio. Se dovete farmare degli oggetti in particolare, man mano che andrete avanti nel gioco, nella storia, vi rendete conto quali oggetti vi servono di più, quali di meno, è inutile che ve li sto a dire io. In questo caso vi dico che questo oggetto serve tantissimo. Vi conviene, prima di cominciare a fare i ride, soprattutto nelle avventure elite che li potete fare solo 3 volte al giorno, quindi solo 3 volte al giorno avete la possibilità di farmare quell'avventura lì, vi consiglio di raggiungere il massimo numero di stelle, come ho fatto io 4, perché vi dà dei bonus aggiuntivi. Quindi anziché darvi solo 2 oggetti, 3 oggetti, ve ne dà 4 o 5, quindi la probabilità di trovare l'oggetto che vi serve aumenta, come sto facendo io ora. Vedete, queste costano 12 di vit, lo leggete sempre in alto sopra i Pokémon. Allora faccio ride. E vai, mi ha dato 4 di quei cosi. Madonna bestia, voi non avete idea di quanto mi servono. Mi ha dato pure 2200, buono. E me ne ha dati altri 2, ma quanto sono sculato oggi, ragazzi. GG per YouTube. GG per YouTube, ecco, vedete, ora è normale che non mi ha dato un cazzo. Ok, quindi ora se io provo a fare di nuovo ride non me lo fa fare. Inoltre mi consuma questi ticket che ho sulla sinistra, in basso, in basso, in basso, vicino ai due pulsanti. Vedete, c'è un numero 51 in questo caso, sono i ticket per i ride. Non vi preoccupate, di ticket per i ride ne avrete a buttare, ragazzi. Allora, vediamo se il nostro Mew lo possiamo far, ci possiamo far seguire dal nostro Mew. Ora dovremmo poterci far seguire. Dagli due cubi. Oh yeah! Ecco qua, qua vi volevo, ragazzi. Per far, io ho superato i 70 cuori, ma per far arrivare al livello 10 concretamente il nostro Pokémon abbiamo bisogno di due di queste campanelle.
Quindi io ce ne ho 23, quindi gli dico questa cosa, breaker for sure. Lui mi dice sì. E io quindi gli faccio, lo faccio arrivare a livello 10 di amicizia. Ok. Ovviamente lui guadagna potenza e a livello 10, vedete, impara una nuova mossa, che è una mossa di gruppo, confusione, e ovviamente una mossa di tipo psico. Figo, figo. Ecco qua, guardate un'altra cosa importante. Quando il Pokémon passa da friendship 0, cioè dal 0 a 10, ha determinati oggetti. Questi tre oggetti che stanno in alto per fargli aumentare la friendship sono alcuni, cioè sono determinati oggetti, sono più scarsi, ecco. Quando passa di livello, quindi ora che siamo dal 10 fino al 19 se non sbaglio, gli oggetti cambiano. Infatti ora abbiamo bisogno delle Shell Bell, che mi dà ben 60 di friendship. Però al momento non mi interessa farlo aumentare, cioè è inutile che spreco un oggetto per fargli aumentare non di un livello. Quando ne avrò due o tre lo faccio aumentare di tutto il livello, perché magari quell'oggetto mi può servire, cumulato con altri, per far aumentare un altro Pokémon. Quindi non le vado a sprecare. Però la cosa importante è che mi faccio seguire dal mio Pokémonazzo. Vai, follow me. Follow me, you can follow. Oh, mi devi followare. Il Pokémon non mi followa. Il Pokémon non mi follow. Mi stai followando? Sì, c'è un mio selvatico che mi followa. Ma perché si chiama Dream? Ma mi fanno schifo. Mi fanno schifo i nomi che gli date voi. Me lo dovete chiamare. Cosa succede? Schermo bianco, aiuto! Ragazzi, non è uno schermo bianco, mi fa scrivere. Allora ho deciso di fare una cosa. Il primo che scrive sotto al video, che quindi io leggerò, che scrive hashtag il Pokémon non me followa, io metto il suo nickname di YouTube, quindi con il quale hai scritto il tuo, o se suggerisci un nickname, quello che vuoi, insomma, lo metto come nome del mio Pokémon Mew, quindi del nome del Pokémon che mi followa. Nei prossimi video vediamo, in base ad alcune cose che mi verranno in mente, darò i vostri nomi ai miei Pokémon. Se è una cosa che vi piace, spolliciate, ma soprattutto correte prima che qualcuno prima di voi scriva il Pokémon non me followa, hashtag il Pokémon non me followa. Ok. Quindi, detto questo, però lo chiamiamo semplicemente Mew. Ok. Mew? Cazzo! Devo spendere 100... Per voi li spendo. Ok. Il primo che mi scrive hashtag il Pokémon nome followa, gli cambio il nome al Pokémon. Ok? Con il suo nickname. Spendo per voi 100 diamanti, ragazzi. Va benissimo. No, no problemi. Oh, avventure, grazie. Datemi un po' di reward che mi servono sempre. Ah, una cosa molto molto importante. Vi consiglio di fare tutti i giorni le 5... queste 5 capsule toy. Perché le 5 capsule toy, oltre a darvi ste merdine, che voglio dire, non servono a un cazzo. Cioè, qualcosina servono per le friendship, ma niente di che. Però se le fate tutte e 5 vi dà una reward e vi dà un biglietto per il Pokémon Mist, che è una cosa molto 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 utile. Avete visto in alto quanti bei soldoni ho? 886.000, ragazzi, sono tantissimi. Ed è una cosa molto carina. Però vorrei farvi vedere i miei Pokémon all'opera. Vediamo dove li posso utilizzare. Potrei fare una battaglia con il mio acerrimo nemico. La battaglia con il mio acerrimo nemico, che sarebbe questo qua. Dove sta? Fated Enemy, il nemico selezionato. Ok, ragazzi, spero di non perdere brutalmente. Livello 36, siamo in today, ma vaffanculo. Allora, poi ve la spiegherò questa modalità. Per il momento, vediamo. Ok, buono. Ok, good enough. Ho visto la Monster Catching, molto utile, molto buona. Che challenge c'ho con lui? Ah, non ho le sfide. Win or lose in one battle. Sì, ce li ho le sfide. Allora, lui c'ha un Charizard, un Mew e un Pikachu. Io chi cazzo c'ho? Questi tre? No. Questo è 44.000. Però mi metti... Allora mi metti Psyduck qui, innanzitutto, e mi metti un Pikachu qua. 44.006. Invece in questo modo, se gli metto un Charmeleon, 44.002. No, allora meglio Pikachu, perché c'hanno Mew,
Charizard e quindi lo faccio fuori con questo. Però mi no. E allora al posto di Butterfly gli mettiamo Pikachu. 42.000, però può essere utile, ragazzi. Allora può essere utile così, perché sennò Butterfly mi muore all'istante. Oh, ma io non ho capito una cosa. Questi come cazzo fanno ad aumentare? Comunque ce l'ho di livello 2 lui. Lo potenziamo subito a livello 4. Ragazzi, nel prossimo video vi spiego quello che sto facendo ora. Quindi ora, anche se vi sembra oscuro, non vi preoccupate. Fondi, facciamo aumentare di livello 4. Benissimo. E c'ho l'oggetto di più 2. It's good. Vediamo che altri oggetti c'ho. No, questi non li ho. Mi sa che questi oggetti, man mano che li utilizzo, è come se si potenziassero. Può essere. Va bene. Oh, che connecting. Ok. Allora, andiamo a sfidare questo qua. Challenge. Sfida. Massacralo di botte. Fight. Minchia, ragazzi, il Pokémon livello 32, 32, 34. Ma così perdo sicuro. Non posso. Li potenzio un attimo. Ok, siamo pronti, ragazzi. C'ho tutti i Pokémon a livello 32 e vado a sfidare questo qui. Io spero di averli allenati di più dei suoi e spero di avere tutte le altre cose migliori delle sue. Se no, mi massacrerà. Ok, Power 46.000, lui 41.000. Può essere buono, ma non è un indicatore di sicuro successo, ragazzi. Quindi, ok. Vabbè, stanno reggendo. Oh, chi t'ha detto? Ah, combattono da soli? E non sta a fare un cazzo? Perché non posso... È vero, ragazzi, questo è una battaglia... Pokémon stupidi, non combattete Charizard quando sta in volo! Ma perché fate sta cosa? Ma cosa combini? No, ragazzi, se combattevo... No, io devo far vedere un combattimento mio. Questi qua sono pirla. Che cazzo combatti così? Oh, dai una botta in testa a quello! Bam, te! Però mi stanno un attimo maciullando. Anche se devo dire che stanno resistendo molto più di quello che pensavo. Solo che credo che non basti. Oh, vai, bravo, curameli. Curameli. Sta per morire il loro Charizard maledetto. Oh, finalmente gli hai fatto una cazzo di cosa d'acqua in faccia. No, no, è mio Psyduck. No. Ammazza quel Charizard. Oh, sì. Sì, è tipo a partita di calcio questa, ragazzi. Li ha paralizzati gli altri due. Ma li ha curati. Ok, Mew è veramente una potenza. Dai. Cazzo, non gli faccio niente a Mew. Però se l'ha paralizzato, cosa vieni qua? Dammi botte. Dai. Quel cazzo di Pikachu è più forte del mio. Ah, fate uno contro uno ora, ho capito. Vediamo sull'ala destra Pikachu attaccare verso un Charmeleon selvatico. Signore, attenzione che potrei vincere. Sarebbe la mia prima battaglia contro il nemico super cattivo che ho vinto. Dai. No, ora tocca a lui. Però io mi posso ricaricare tra poco. Dai, forza. No. Paralizzato. Sì, paralizzato. Curami Pokémon. Sì. Dai, ammazza quella merda. No, paralizzato. Sì, paralizzato. E vai. E vanno due contro uno. Stiamo andando verso la battaglia finale. Porca paletta. Dai, forza che gli spacco il culo a quel Pikachu bastardo. Dai, che gli... Ma vai. E mamma di Dio va a vincere. E con questa vittoria del cavo. Madonna mia. Ho vinto due biglietti del Mist. Ma sono quelli avanzati. No, normali. Ho vinto 3 diamanti, va bene, una cagata. E 10.000 soldi. Oh mio Dio. Non avevo mai battuto il mio Fated Enemy. La prima volta l'ho fatto qui per voi su YouTube. Se vi piacciono i video di questo gioco, ragazzi, scrivetemi nei commenti, lasciatemi un like, commentate, vi ricordo hashtag il Pokémon nome follow se siete arrivati fin qui e se volete che il vostro nome compaia nel su Mew, anche se gli altri l'hanno scritto, ragazzi, l'hashtag, quindi non verrete scelte voi, non fa niente, se sei arrivato fin qui scrivilo lo stesso l'hashtag, ok? Ci vediamo nel prossimo video, grazie per la visione, ciao a tutti.